Amici di Horeca Focus, bentornati. L'approfondimento di oggi è dedicato a Italia Zuccheri, l'unica azienda di zucchero italiano al 100%, la cui filiera incarna il forte legame tra l'uomo e la terra. Un marchio che conta ben 5.000 aziende agricole unite e che si caratterizzano grazie a una gestione completa della filiera dal campo al cliente. È inoltre l'unico produttore di zucchero in Italia e si contraddistingue impegnandosi a praticare un'agricoltura sempre più responsabile. Ne parliamo con Alessandro Benincà, direttore generale dell'azienda. Alessandro, benvenuto. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti voi che siete in ascolto. Alessandro, oggi affrontiamo una serie di argomenti interessanti per i nostri spettatori. Innanzitutto, raccontiamo in un minuto i quasi 60 anni di storia di Italia Zuccheri. Allora, sì, Italia Zuccheri è l'unica azienda che produce zucchero in Italia. È fatto, come dicevi prima, da 5.000 aziende agricole tutte italiane che hanno circa 700.000 ettari tra Veneto ed Emilia-Romagna, di cui 30.000 ogni anno sono dedicati alla barbabietola. È molto importante per queste aziende agricole avere la possibilità di alternare le colture agricole e quindi inserire la barbabietola tra grano, girasole e altre colture per fare bene al territorio italiano. Quindi la barbabietola è dietro lo zucchero c'è la barbabietola e la barbabietola è una coltura virtuosa nella rotazione agricola. È per questo che Italia Zuccheri è l'unica azienda di zucchero rimasta in Italia. Pensa che non più tardi di 10-12 anni fa c'erano 20 zuccherifici, adesso ce ne sono solo due e sono quelli delle nostre 5.000 aziende agricole. Il brand Italia Zuccheri è molto presente nel settore consumer retail e quindi siete ben presenti nella distribuzione organizzata, ma avete anche una linea dedicata ai professionisti dell'Horeca e del food service estremamente importante. Qual è la proposta professional di Italia Zuccheri a questo comparto? Allora, Italia Zuccheri è presente in tutti i canali dove si acquista lo zucchero, quindi il retail, come dicevi tu, ma anche la grande industria e il canale professional, il canale degli artigiani. Cioè, siamo l'unica azienda che ha un'offerta dedicata per i più di 50.000 artigiani italiani, quindi abbiamo in mente i gelatieri, i pasticceri, i panificatori, e l'obiettivo è declinare una offerta specifica per l'artigiano italiano. Quindi abbiamo la possibilità di offrire da una parte agli artigiani una gamma di ingrediente zucchero tecnico per migliorare le performance nei laboratori, e dall'altra abbiamo la possibilità di intercettare i consumatori, che sono gli stessi che poi vanno al supermercato e scelgono con priorità il prodotto Italia Zuccheri, anche nelle pasticcerie. Quindi abbiamo una doppia offerta, che sia tecnica per il laboratorio che valoriale per il consumatore e il cliente del nostro artigiano. Come si chiama e cosa comprende questa gamma riservata ai professionisti? Allora, abbiamo appena lanciato questa gamma che si chiama In Fundo, e In Fundo include una serie di zuccheri, come dicevamo prima, professionali. La punta di diamante sono gli zuccheri vagliati, perché una delle grandi problematiche per l'artigiano nell'utilizzare lo zucchero è la variabilità della dimensione del cristallo. Una volta c'è la polvere, una volta è troppo grosso. Quindi noi abbiamo segmentato un vagliato fine che ha il 100% dei cristalli tra 0,2 e 0,4, un vagliato medio e un vagliato grande, per dare all'artigiano la possibilità di avere uno zucchero più tecnico. Dopodiché, oltre ai vagliati, abbiamo il fondente in polvere, la granella e lo zucchero imbalzabile. E dunque, grazie a quale know-how e con quali obiettivi è stato realizzato In Fundo?
Allora, la storia di Infundo parte da lontano, perché parte dalla consapevolezza di Italia Zuccheri di vivere e morire sul mercato italiano. Quindi noi abbiamo a cuore i bisogni dei consumatori di zucchero in Italia. Per cui per il canale Professional abbiamo lavorato con dei maestri pasticceri, è un percorso che abbiamo iniziato già una decina di anni fa con maestri pasticceri, maestri gelatieri, per mettere a punto quella gamma di prodotti che può aiutare nei laboratori. Dopodiché il percorso fatto sul canale retail viene aggiunto a supporto dell'offerta complessiva e quindi del progetto in fondo. Un focus tecnico dunque, ma non solo. Qual è lo storytelling di questa gamma? Come dicevo, è importante sottolineare il duplice valore della gamma in fondo. Da una parte, lo strumento tecnico per far sì che il pasticcere e il gelatiere abbia dei plus e riesca a ottimizzare le sue produzioni. Dall'altro, il consumatore finale ha la possibilità di andare in pasticceria, in gelateria e vedere che diciamo, il gelatiere e il pasticcere utilizza ingredienti di filiera corta, utilizza ingredienti da agricoltura 100% italiana che fanno bene al territorio. Quindi è una possibilità per il consumatore di chiudere il cerchio virtuoso, come dicevamo prima, della rotazione agricola, attraverso la scelta di un pasticcere che seleziona ingredienti 100% italiani. Alessandro, qual è la risposta dei pasticceri, dei gelatieri e dunque la sensibilità del settore verso una cultura dello zucchero? Allora, nel passato, per colpa proprio dell'industria, non è mai stata fatta grande cultura di ingrediente zucchero. E noi, come unico produttore in Italia, sentiamo questa responsabilità e quindi il nostro obiettivo è trasferire una consapevolezza sia nei laboratori dei nostri amici artigiani, ma anche sul consumatore che scegliere una tipologia di zucchero piuttosto che un'altra può fare la differenza. Può fare la differenza per l'agricoltura, perché come dicevo si permette a queste 5.000 aziende agricole di continuare una tradizione che è più che centenaria. Coprovie e Italia Zuccheri, come dicevi prima, festeggerà a breve i 60 anni, ma c'è la possibilità di continuare questo lavoro di queste famiglie di agricoltori semplicemente scegliendo un prodotto 100% italiano e non un prodotto indifferenziato. Un'azione importantissima. Come andrete a portare questo valore su tutto il canale, Alessandro? Quali sono le azioni di comunicazione che avete previsto per divulgare questi valori? Allora, noi abbiamo previsto un piano di comunicazione che non ha precedenti per la nostra azienda e che anche questo verrà declinato sulle due tipologie diciamo, di interlocutori. Quindi ci sarà un piano di comunicazione più trade per di supporto ai distributori per arrivare agli artigiani. E dall'altro ci sarà tutta una serie di materiali che saranno resi disponibili nei punti vendita per aiutare il pasticcere, il gelatiere a comunicare ai suoi clienti la scelta di ingredienti da filiere corte 100% italiane. Approfondiamo il tema del prodotto zucchero in termini un po' meno tecnici, se vogliamo. Facciamo un po' di informazione. Qual è la differenza tra zucchero grezzo e zucchero bianco? Allora, sì, ci sono, come dicevamo prima, c'è molta ignoranza proprio per colpa dell'industria nel mercato sullo zucchero in generale. Lo zucchero è percepito come un veleno, si parla di zucchero bianco, raffinato, come se fosse appunto un prodotto chimico, figlio di una raffinazione artificiale, lo zucchero grezzo invece come un prodotto naturale completamente diverso. In realtà è una di quei falsi miti, perché lo zucchero bianco e grezzo sono
molecola pura di saccarosio, il bianco a 99,9%, il grezzo a 99,7%, per cui parliamo di uno 0,2 di differenza e il processo di produzione dei due zuccheri è uguale in tutto il mondo, che sia zucchero bianco, zucchero grezzo, addirittura zucchero biologico. Per cui tendenzialmente lo 0,2 che dà la colorazione, l'aroma dello zucchero grezzo, però è talmente limitato che per avere effettivamente un beneficio uno dovrebbe assumere una quantità di zucchero eccessiva e per cui ecco che andrebbe incontro sì a problemi. Infine Alessandro, ci sono tanti falsi miti sul tema zucchero, quali possiamo sfatare oggi in questa circostanza? Ma allora, lo zucchero viene percepito sempre di più come un prodotto appunto quasi come un veleno, in realtà noi sappiamo che lo zucchero ha una funzione importante, quello che è essenziale è le quantità che si assumono di ogni ingrediente, no? Quindi tendenzialmente lo zucchero, se assunto in quantità corrette e bilanciato attraverso un'attività fisica che compensa l'introito di calorie, chiaramente non è di per sé un elemento negativo. Si parla di zucchero responsabile di tumori piuttosto che di altre patologie. Ci sono tantissimi falsi miti che tendenzialmente non hanno ragione di esistere. Il messaggio che noi di Italia Zuccheri vogliamo dare è: consumate con responsabilità e quindi in un con un balance corretto tra consumo di calorie e introito di calorie, e consumiamone meno, ma consumiamo quello di filiera 100% italiana. Alessandro, grazie per l'interessante e prezioso contributo. Torneremo a parlare di zucchero e di Italia Zuccheri anche attraverso un ulteriore futuro contributo di Alessandro Benincan, il direttore generale di Italia Zuccheri, che oggi, in pochi minuti, ci ha presentato la nuova gamma di prodotti dell'azienda dedicata ai professionisti del settore, ma non solo, ampliando quindi l'argomento anche ai falsi miti dello zucchero. Alessandro, grazie e a presto sui nostri strumenti di informazione dedicati all'Horeca e al Food Service. Grazie Fabio, grazie a tutti per l'ascolto. A presto.